Ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ragazzi, in questo periodo c'è poco da parlare di Milan in generale. Come al solito c'è la sosta delle nazionali che non frega a nessuno, compreso me. A me proprio zero frega, la nazionale non me ne importa nulla. L'unica cosa che mi importa è il Milan. Anche perché, ragazzi, nazionale veramente imbarazzante. Sono 10 anni che non facciamo il mondiale. 10 anni. Per l'amore di Dio, per i giocatori che abbiamo, per gli allenatori che sono stati in nazionale e per l'allenatore che è ora la guida della nostra nazionale, che è uno psicopatico pagliaccio. Io uso sempre questo termine pagliaccio perché, ragazzi, quando parlo di Inter e quando parlo di questi soggetti tipo Spalletti, Mourinho, lo stesso De Zerbi, Conte, insomma, quando parliamo di allenatori su questa linea di livello psicologico, mentale, di basso livello, parliamo di pagliacci, parliamo di pagliacci, che Spalletti è un pagliaccio. Questi allenatori che ho citato non sarebbero mai da Milan, mai, assolutamente mai. Sono allenatori che vanno in conferenza, che quando perdono vanno in conferenza stampa a sparare cazzate, a parlare male dell'avversario. Non sarebbero mai a livello del Milan. Come lo sapete, io non sono un amante all'ennesima potenza di Pioli, ma come stile Pioli è di livello super, super, super superiore, ragazzi. Non scherziamo. Io sogno fra 1 o 2 anni il ritorno del nostro allenatore top, cioè Carletto Ancelotti, che si va a fare il suo mondiale in Brasile, da quello che ho capito, finisce il ciclo al Real Madrid e poi deve tornare al Milan e accomodarsi fino alla pensione. Ragazzi, parliamo un po' di cronaca giornaliera, anche se vi ripeto, c'è poco, 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 poco da dire. Parliamo un attimino del kit d'allenamento, ragazzi, il kit d'allenamento che ha lanciato Puma. Ma io dico, no, a me quello che mi stupisce di più è che Puma cosa gliene può fregare se mette giallo, nero, verde, nero, azzurro, rosso, nero. Puma, diciamo che manda quello che vorrebbe poi, come vi posso dire, quello che vorrebbe fare, no? In consulenza a casa Milan, e poi a casa Milan ci dovrebbe stare un manichino, una figura che dice: ok, approvato, bellissimo kit gara, bella felpa, bel pantalone, mette il timbro e invia. Io vorrei sapere nome e cognome di quel signore che lavora per il Milan e che ha dato l'approvazione a questo kit gara, che è rosa, nero e azzurro. Prende il nero azzurro è completamente stile Inter sulla manica sinistra e sul pantalone. Cioè, ragazzi, cose fuori dal mondo, non c'è più una decenza. Io, va bene gli sponsor, il marketing, ma il Milan, cardinale, stai sereno. I colori nostri sono questo e questo, nero e rosso, rosso e nero. Va bene la prima maglietta di quest'anno, non abbiamo detto niente, ma noi vogliamo vedere le strisce rosso e nere, rosso e nero. Questi ci hanno messo il blu, ci hanno messo l'azzurro, ci hanno messo i colori dell'Inter, ragazzi, siamo la follia, la follia. Ci sono dei limiti storici da rispettare, dei limiti storici da rispettare. Ok il futuro, ok il marketing, ok tutto quello che vi pare, ma qui, ragazzi, sì, siamo la follia, dai, ma non scherziamo. Noi vogliamo vedere sulla maglietta di gara. Anche la prima, io voglio vedere le strisce nere e rosse, rosso nere. Non cose troppo innovative. Noi dobbiamo rispettare anche la storia di questo marchio, anche la storia. Va bene l'innovazione,
Ma è stata veramente una cosa, io voglio, se voi mi potete dare una mano, se voi mi potete dare una mano, voglio il nome e il cognome di quell'uomo che lavora per il Milan che ha dato l'approvazione alla vendita di questa cosa allucinante, orrenda. Non è possibile, non è possibile, dai. Chiudiamo immediatamente questa parentesi perché, ragazzi, era doveroso, cioè, dire le cose. Meno male, i ragazzi della Sud che hanno emesso subito un comunicato di togliere questo schifo dalla vendita. Ma ragazzi, ma voi vi immaginate sabato prossimo, cioè il giorno del derby, l'entrata in campo dei giocatori con questo kit pre-gara? Ma siamo alla follia, dai, siamo alla follia. Alla follia. Allora, ragazzi, nazionali, noia, noia totale, ma comunque questa sera scenderà in campo la Francia, quindi scenderà in campo Giroud, Theo Hernandez e a Scaglioni, se non sbaglio anche l'Olanda dovrebbe giocare questa sera. E poi a Scaglioni di domani, di sabato, tutte le altre nazionali con i nostri giocatori. Ciukwueze era un'idea che mi ero fatto che potrebbe essere la carta sorpresa di Pioli per il derby, potrebbe giocare al posto di Pulisic, anche se Pioli, diciamo che ci ha abituato ad andare sempre sul sicuro con la squadra che lui predilige negli 11 titolari, ma quest'anno, caro Pioli, devi inserire le riserve. Non le abbiamo più le riserve perché noi oltre gli 11 abbiamo 12, 13, 14 e 15 ai livelli e tu devi portare, caro Pioli, Chukwueze, Okafor, Jovic e Musa. E sono i quattro giocatori che adesso stanno fuori, ma sono i quattro giocatori presi dalla società, da Moncada e Furlani, li devi inserire nei titolari, non farli entrare 15, 10, 5 minuti, li devi inserire nella squadra titolare, una alla volta, due alla volta, come ti pare a te, ma a Chukwueze lo devi far iniziare dagli 11 titolari, non gli puoi far fare 10 minuti, un quarto d'ora, perché poi, ragazzi, noi siamo passati nella scorsa stagione a vedere cose che non vanno bene, non vanno assolutamente bene. L'errore del mister è stato quello di non aver saputo inserire le seconde linee nella squadra titolare. Quindi abbiamo giocato sempre con gli stessi 11, 12, 13. Il rest, bam. Ragazzi, io mi ricordo ancora lo scandalo della semifinale Champions, di come ci siamo arrivati, di come abbiamo giocato, di come abbiamo strutturato l'ultima parte di stagione, anche se in campionato abbiamo fatto bene, abbiamo recuperato punti, ma in Champions, ragazzi, È stato scandaloso a livello di gioco, a livello di calcio, a livello di come Pioli ha avuto il coraggio di giocare quella semifinale, perché più o meno era sulla stessa falsariga della partita con il Napoli, ma il derby di Champions giocato dal mister con la sua idea è stato uno scandalo. Quindi io quest'anno voglio vedere le seconde linee. Che non si trattano, secondo me, perché si trattano di giocatori di alto livello, le voglio vedere inserite nelle rotazioni immediate negli 11 titolari. Quindi, piccola premessa, Pioli, quest'anno devi svegliarti e devi mettere in campo anche i giocatori che attualmente non vedi titolari. Ragazzi, Chukwueze rientrerà molto, molto, molto prima e quindi, secondo me, potrebbe giocare al posto di Pulisic, che sarà l'ultimo insieme a Musa a rientrare da questa sosta delle nazionali. Ragazzi, la Nigeria giocherà domenica 10 settembre alle ore 18, una partita non so neanche con chi, è una qualificazione alla Coppa d'Africa, ma poi
Nigeria una sola partita e quindi Chukwueze rientrerà subito a Milano e il mister è lì che deve lavorare, è lì che deve lavorare con Chukwueze e inserirlo immediatamente negli 11, anche se non è facile perché ragazzi Pulisic sta giocando ad alti alti livelli, quindi non è assolutamente facile. Vediamo un attimino questi primi risultati, questi primi giorni delle prime nazionali, vediamo i ragazzi come si comportano, vediamo questa sera Theo Giroud, poi vedremo Reinders e i vari Thiot e tutta la marmaglia di giocatori che sono andati con le loro nazionali. Vi aggiornerò e faremo un video per a fine prima tranche, perché poi ci sarà una nuova tranche nella prossima settimana, nelle due partite delle nazionali, vi aggiornerò su come sta andando la situazione. Vi saluto, ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, anche se non è che mi interessa tanto, però la cosa che mi interessa di più è che dovete commentare e ne dobbiamo parlare insieme. Ok? Ciao ragazzi, Forza Milan, vamos!